celebrate two new European champions for the category UTMB male and female. These days has been full of emotion, and yesterday night we have already seen something extreme happening on this wall. So now it's time again to celebrate the athletes inside the arena. It's time again to burn on the action of the athletes. It's time again to keep motionate in order to assign an European title for the male and female category. So let's go in on and check out which will be the heroes of this evening here at the European Youth Championships 2019. Let's start with a girl. First girl to compete in that final has already taken some podium in the European Youth Cup, and she got the 9th position at the World Youth Championships in Arco. Ladies and gentlemen, for Czech Republic, Markéta Janosová. And let's start with the man. This guy is growing up in the European Youth Cup, and he was able to get the 8th position once as a best result. Now he's looking for something better, representing Spain, ladies and gentlemen, Luke Macia Lobet. And let's welcome again the nation that yesterday gave us a lot of emotion in talking about France. Another guy that has already had the honor to took the second place of the podium for the European event. Ladies and gentlemen, Zélia Avezou. And going on with other athletes that has already competed a lot, this guy has took the 4th placement in the World Youth Championships in Arco and the 5th one in combined ranking. Ladies and gentlemen, representing Germany, Torben Barry Lowen. And stay on the people that is always in the top 10 for the European Cup Series, and he just missed the 10, got the 11th position in the World Youth Championships in Arco. Ladies and gentlemen, for Austria, Lea Kämpfer. Coming back to the country that is hosting the beauty of that European Youth Championship, questo pazzo scatenato, sono passato in italiano, si è già preso un podio, 3° in Coppa Europa, 16° ai campionati del mondo. Ladies and gentlemen, representing Italy, Alessandro Mele. And let's stay with another man that got already the same position in the European Youth Cup, representing the Old and Beauty School of Great Britain, Luis Flockhart. And now we have the honor to introduce the man to be defeated today, because he already is the European champion, and he got the bronze medal in the World Youth Championship of Arco, representing Latvia, ladies and gentlemen, Edwards Grzytis. And let me back to the action that we have seen in Arco, because that girl has won the gold medal in the World Junior Championships couple of weeks ago for the combined ranking. Ladies and gentlemen, representing Slovenia, Sara Kopa.
and we have another guy that has already won 3 times in the European Youth Cup, and he got the 7th place for the World Youth Championships in Arco. Ladies and gentlemen, representing Hungary, Gregor Vali! And now here we are with the last, aka the best, of the qualification and the semi-final round. She is the most talented athlete of the last years for the French school. Ladies and gentlemen, the double world champion representing France, Oriane Berton! And so we can end the beauty of that presentation with another athlete that representing the Great Britain, already 6th in the World Youth Championship of Arco and 9th in the world combined ranking, ladies and gentlemen, Toby Roberts! So guys, smile to the camera. Please, stadium, smile to these guys. This is the way. Please, stadium, smile to these guys. More and more, please. More, 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 more. Thank you, guys. This is it. Ladies and gentlemen, we can start with the observation time. With the observation time, the guys will look at the wall and try to understand which are the sequences that the setters have to prepare for their menu of that the finals. Ja, die Athleten haben nun die Möglichkeit, 2 Minuten die Routen anzusehen. Jeweils 2 Minuten für jeden Boulder gibt es die Möglichkeit, die Sequenzen einzustudieren. Ihr seht, die Athleten versuchen, eine Mimik aufzubauen, wirklich um zu verstehen, wie die verschiedenen Möglichkeiten oder verschiedenen Bewegungen sich fühlen, um eben koordiniert. Die Athleten dürfen die ersten 2 Startgriffe eben angreifen oder benutzen, dürfen aber klarerweise den ganzen Boulder nicht versuchen während der Anschauung. Also wie gesagt, 2 Minuten für den jeweiligen Boulder, sowie klarerweise Mädchen und Jungs. Dann geht es weiter zum nächsten Boulder, jeweils 2 Minuten. Nach der Besichtigung müssen die Athleten wieder alle zurück in die ISO-Zone und werden dann einzeln aufgerufen eben und haben dann 4 Minuten Zeit, um diesen Boulder zu schaffen. Allora, sono in fase di osservazione, i nostri ragazzi stanno cercando di capire quale sia la sequenza proposta dalla fantasia, dalla follia e dalla meraviglia della mente dei nostri tracciatori, che vado a ringraziare in questo momento perché fino adesso ci hanno regalato con il loro lavoro, con la loro passione, con la loro ispirazione, un campionato europeo giovanile che è stato, arrampicatoriamente parlando, spettacolare e bellissimo. Ja, wir möchten klarerweise auch die Rundensetzer bedanken. Die haben wirklich bis jetzt eine fantastische, super gute Arbeit geleistet. Wirklich, wir haben gestern ein super Finale gesehen. Sehr spektakuläres Finale, würde ich sagen. Wir hoffen wirklich auch heute ein super spektakuläres Finale zu sehen. So I think no doubt about that it will be a really spectacular finals. Look, Stefan, the athletes are really experienced, even if they're really young, and so this is an imagine of the qualities of their climb. So I think that the situation will be really hot here in the stadium. Yes, you will remember these are the youngest climbers of the categories, I mean of the European Championships, very young climbers. I mean they have experience but not the big experience of the older ones. So it's of course difficult for them to understand that. What's very nice to look between each other, they try to understand the boulders, so that's always so nice. I mean, it's an individual sport. But anyway, it
as they try all together to understand the boulder. Assolutamente, questa è una di quelle cose che mi piace molto del nostro sport. Nelle fasi di osservazione, Stefan, gli atleti vanno appunto a cercare di immaginare quali siano le sequenze da poter percorrere per arrivare fino in cima, e teoricamente, per quanto riguarda un discorso di classifica, ovviamente sono avversari, in quanto gli atleti gareggiano da soli, ma quella classifica viene fatta con gli avversari, che sono gli altri partecipanti alla manifestazione. Ecco, solitamente c'è sempre un grande fair play, ma anche spesso una grande rivalità può accadere che ci sia tra gli atleti. Devo dirti che nell'arrampicata è un momento bellissimo l'osservazione, perché si può vedere come tutti gli atleti insieme, a prescindere dalla nazionalità, a prescindere dal posizionamento in classifica, senza neanche pensare al fatto che gli altri atleti potrebbero batterli in termini di classifica, vanno a condividere insieme quelle che possono essere le idee e le metodologie per risolvere i passaggi. Ja, ganz genau, das stimmt eben. Sehr schön eben zu sehen, wie die Athleten immer versuchen, eben die Mimik aufzubauen, verstehen die Boulder. Aber auch wenn sie individual Athleten sind, das heißt, klarerweise ist nicht eine Mannschaft, sie versuchen wirklich zusammen den Boulder zu verstehen. Siamo arrivati quindi alla ricognizione del blocco numero 3. Andiamo a osservare la situazione. Non so quanto sarà contenta Orianne di questo blocco numero 3. Prima scherzavamo con Orianne e lei diceva: a me i blocchi piacciono sempre tutti. Forse le placche alle volte mi piacciono un pochettino meno. E quindi sono veramente curioso di vedere come andrà a interpretare questa sequenza, questo diamante, questa gemma dell'arrampicata che è venuta fuori negli ultimi anni. Un'altra gemma della scuola francese, anche se poi in realtà lei non vive sempre in Francia, perché viene dall'isola della Réunion, dove vengono tanti scalatori francesi. In realtà anche Fanny Gilbert, uno dei più grandi talenti della Francia, viene proprio dall'isola della Réunion. Insomma, è un posto dove c'è una cultura, nonostante sia una piccola isola, dell'arrampicata veramente meravigliosa, e ha sfornato appunto questo talento adesso, Orianne Berton, che scala con una naturalezza, una facilità, nessuna condizione, diciamo, di influenza di quello che può essere la difficoltà e la fatica. Vedremo come si comporterà quest'oggi. Sì, chi è stato qua a vedere le semifinali veramente di questa ragazza ieri è stato impressionante, veramente con che facilità ha salito tutti i boulder flash, veramente impressionante. Però io credo che non avrà difficoltà neanche oggi su questa placca, direi difficile, bellissima. Io direi che vedremo sicuramente una bellissima gara da parte di questi atleti, non solo di lei, però chiaramente di tutti i sei, veramente bravissimi, bravissimi atleti. Assolutamente, sono tutti atleti meravigliosi, tante volte la differenza di classifica la fanno un paio di millimetri in più, un paio di millimetri in meno. Obiettivamente però bisogna riconoscere che Orianne negli ultimi campionati del mondo ha anche dovuto lottare, ha anche dovuto impegnarsi, sicuramente ha dimostrato di avere una necessità di impegno e di fatica anche per lei, come giusto che sia, ma allo stesso tempo bisogna dire che ha vinto due medaglie d'oro nella sua prima apparizione in una vera competizione internazionale importante. Quindi insomma, sicuramente è stata una bella dimostrazione di essere un atleta talentuoso, ma che arriva anche pronto, perché poi sappiamo bene, Stefan, che nessuno di questi atleti è qui gratis, ma ci hanno messo tutti tantissimo impegno, tantissimo sacrificio, tantissima perseveranza, tantissima dedizione. La cosa più bella è che l'hanno fatto con la passione che gli ha regalato questo processo di fatica, quasi un divertimento, e una cosa che gli ha portato anche a avere una felicità in se stessi. Ja, wie gesagt, wir haben, das sind jetzt die besten Athleten, die besten sechs Athleten der Kategorie U16. Insgesamt waren hier jetzt 300 Athleten aus 30 Nationen waren hier am Start. Wirklich ein riesengroßes Starterfeld. Und jetzt haben wir wirklich die besten sechs hier an dieser Wand. So, jetzt haben wir noch 45 Sekunden Zeit. Die Athleten haben eben noch 45 Sekunden Zeit, um verstehen, wie die Routen zu klettern sind. Und dann werden sie alle zurück in die Isozone. Und dann geht's richtig los. E direi che siamo allora quasi pronti per iniziare, mancano ancora pochi secondi. Ne approfitto per dare il benvenuto a tutte le persone che si sono sintonizzate solamente adesso sulla nostra diretta in streaming sul canale di YouTube del centro. Si
si può raggiungere il link dalla pagina della Federazione Arrampicata Sportiva Italiana, che vado tra l'altro a ringraziare insieme ovviamente alla Federazione Internazionale che hanno realizzato l'organizzazione di questo evento insieme a tutti i ragazzi della VS e del Verticale. Direi che quindi siamo ufficialmente pronti, facciamo uscire i ragazzi, la curva sud dei ragazzi italiani, fatevi sentire, facciamo un sound check delle nazioni, sound check per l'Italia! Ok, 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 sound check, where is the France? Sound check for the France. Alright, let's do a game. I wanna do a sound check for each nation. So I will call the nation and the one that the teammate of the nation will scream for his man or girl. Alright? Okay, let's check it out. Check out sound check for Spain. Sound check for Germany. Sound check for Italy. Sound check for Latvia. Sound check for Hungary. And sound check for Great Britain. And then sound check for Czech Republic. Sound check for Austria. And the last but not least, sound check for Slovenia. All right, the stadium is ready. The setter is going to fix something. It was not the first one that I called. Alright, sound check for France! Alright, sorry, I've called you in the beginning before starting the game. That's correct. Alright, Stefan, who is the nation that has screamed more? I think Italy, huh? I don't know, we can try to have a battle after between the team support. Now we are waiting for the end of the setters. I think that they have ended. And so, on my point, we are ready to start because this stadium is really hot. Even if the climate condition is not so hot, but that's really a good condition for climbing. So, this is correct and fair, even for the athletes. Ja, ich glaube wirklich, die Verhältnisse sind perfekt für die Athleten. Es ist frisch, also nicht zu warm. Wirklich perfekte Verhältnisse, um diese schwierigen Boulder zu schaffen. Sicherlich werden wir einen super Wettkampf sehen. In wenigen Minuten, die Athleten haben jetzt Zeit. Wir sehen, sie sind schon bereit, eben, sie sind schon richtig warm. In wenigen Sekunden geht es dann mit diesem großen Finale los. Alright, I can see the athletes in front of the entrance. I just wait for the bumps up of Tim, the jury president of that competition. It's okay, we can start? Alright, so let's start this final. Please welcome in the stadium for Czech Republic, Markéta Janosová, and from Spain, Luc Macías Labet. Ja, die zwei Starter, die ersten zwei Starter aus Spanien. Let's go. Macías López, Luke und aus der Tschechei, Janosová Markéta. Ok, andiamo a vedere come sono i passaggi tracciati dai nostri ragazzi. Subito come una molla, Markéta Janosová. Springy action in the beginning for Markéta Janosová. And just starting Luke Macías López. Wow, really physical sequence, the first sequence for the bull number one of male. Yeah, very close. Good movement, the first movement of Janosová Markéta. Schon ein richtiger Starter, schwieriger Starter für den ersten Bull der Damen. Seht es, sehr ein dynamischer, koordinativer Starter des ersten Boulders, der Damen, der rote Boulder. Gegen die Spanier haben wir einen etwas anderen Start. Come on, Markéta! Come on, Markéta! Oh, that was close. Very strong.
Alright, here we are with Marketa Janosova from Czech Republic for the female side and from Spain, Luke Marcial Lobet on bullet number one for the male. And this is the action of Luke. Really solid right now on the first sequence and now he's trying to get it higher and higher. Come on, Luke. Come on, man. Really solid action right now for Luke Marcial Lobet. Venga, tio, a muerte. Venga, machina. Fuerte a muerte, tio. Come on, Team Spain. Good attempt of the Spanish guy, super geklettert bis jetzt vom spanischen Kletterer, Marcia Lobet Luke. Oh yeah, Stefan, really nice action for Luke Marcia Lobet, and even is going better and better the action of Marketa Janosova. Und auf geht's mit Marketa Janosova, come on Marketa! Yes, so! Really nice action for Marketa, but it's not really easy to stop the momentum on that sequence. Really better and better for Marketa. We will check her out, it will be enough. But we go with the Spanish, vamos, muerte por la España, vamos! Venga, venga! And this is it for Marketa Janosova. She has found a way to stop the momentum, but let's stay with the fight of Luke Marcial Lobet on bullet number one. Again, super close, Luke Marcial Lobet, but we are on the wall with Marketa Janosova going better and better. And now look at the technical action for Marketa Janosova with the right leg. Now, it's definitely not the easiest position ever to go in the direction of the top. Nice, nice attempt. Ja, sehr gut, wirklich ein guter Versuch, würde ich sagen, dieser Athletin Marketa Janosova aus der Tschechei. Sie war klar Sechste nach der nach dem Semifinale. Und vamos a muerte por la España. Alle Luke. Vamos, vamos, venga, venga, duro. Sì, tiene duro, tiene duro, tiene duro. Venga, vamos. Tio, vamos, vamos, tio. Avreste dovuto vedere la faccia di questo ragazzo, aveva i denti stretti e gli occhi chiusi mentre cercava di andare verso il top. Impegno totale, lotta fino alla fine da parte di Luke Marcial Lobet. Avete visto, hanno 4 minuti a disposizione, no? 4 minuti Zeit eben, den jeweiligen Gold zu klettern. Und jetzt geht's weiter mit den nächsten 2 Athleten. Ok, vedo che c'è del movimento nello stadio, molto bene, vuol dire che ci stiamo scaldando piano piano. So, ladies and gentlemen, welcome for France, Zelia Avezu, and for Germany, Tori Perry Bloem. Let's go! Jawohl, die nächsten 2 Athleten aus Deutschland, Bloem, Torben Perry, und aus Frankreich, Avezu, Zelia. Alright, we have started with the second couple of the athletes on that final for the European Youth Championships 2019 here in Messanone. Torben Perry Bloem, it's a really technical and powerful guy. He remembered me a lot, Jan Hoyer, for his climbing style. And so I'm really curious to check out his action on this. Number one, as I told you, Stefan, Torben is for sure a powerful climber and the coordination is expressive. Still continues to remember the action of Jan Hoyer. This is the time to put the head forward and the head back. Come on, Torben. Come on, Team Germany! Super! Komm jetzt! Hebin! 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 But anyway, on the left side, the French climber is going very high up. Avezu Zelia, close now to the top. Exactly, we have Cecilia Avezu on wood number one. Really body position movement seems to be really nice, maybe too much twisting on that movement. We will check out the next attempt. Yeah, Bloem, very Bloem, war vierter an der WM, just kürzlich in Arco, wirklich ein super Resultat von ihm, also wirklich ein sehr, sehr starker Kletterer hier aus Deutschland. Ancora tempo a sufficienza per i due ragazzi. E quindi dicevamo la seconda coppia di atleti che sono scesi dentro questo stadio. Raccontavo prima come l'azione di Torben Perry Bloem mi
ricorda tantissimo quella di Jan Oyer, sia per i suoi leveraggi che per la sua gestualità, come stiamo vedendo in questo momento. Total swing body per Torpy Perry Bloem, e adesso invece controllo tecnico ma assoluta potenza. Andiamo ad osservare quella che è la sua chiusura di spalla in questo momento. Guarda come va a entrare col corpo, guarda come decide di rimanere tutto sul braccio sinistro, è la scelta giusta da fare. Adesso bisogna stare durissimi. E così è. Meraviglioso top per Torben Perry Bloem. Ja, wirklich super geklettert. Bloem, Torben Perry, wirklich ein sehr, sehr starker junger Kletterer aus Deutschland. Aber wir gehen weiter mit der Französin Abissou Celia. Wow, what a coordinating, what a coordination for that girl. And now really clever and technical action for Abissou. Direi bellissimi movimenti da parte dei cacciatori, molto spettacolare direi questo primo boulder, sia femminile che maschile, veramente bellissimo. Assolutamente, tra l'altro noi, insomma le persone che sono qui con noi e quelli a casa hanno sicuramente notato la differenza di metodologia utilizzata da Marchetta e dalla Vesù, e questo è, come dicevamo, sempre un segno di qualità e anche rappresenta un po' quelle che sono le differenti scuole all'interno delle quali i ragazzi sono cresciuti. Efficaci entrambe, poi lasciamo ognuno scegliere quella che più preferisce. Esatto, ora prende un po' di tempo per riposarsi un attimo e poi probabilmente con un tentativo deciso per andare poi al top. Alessia, Alessia. What a beautiful action for Celia Vesù now. As before, hyper technical the action of Celia Vesù, and now it's time to stay inside. It's time to twist the leg and keep the hand side tilt to the top. Look at the action! Incredible action for Celia Vesù. So really deserved this clap more because she has done something really incredible. Really deserved this clap from the public of Bressanone. Celia Vesù has done something incredible. I can just remember a few girls that have the mental condition to try to do something like this in a competition. Really nice attempt and a beautiful execution for Celia Vesù. So we can go on with the next athlete. For the ladies representing Austria, we have Lea Kempft, and ladies and gentlemen, for the men representing Italy, Alessandro Mele. Jawohl, und weiter geht's. Let's go. Der Österreicherin Kempft Lea, auch eine sehr starke Kletterin aus Österreich, und dem Italiener Mele Alessandro. Allora siamo con Alessandrino Mele, che di Alessandrino non ha più niente, ci ha dimostrato testa e cuore nelle fasi di semifinali, dove ha scalato con la sua indomita potenza ma anche con la tecnica, la forza e la precisione di quello che è un ragazzo che sta facendo il salto di qualità, come è andato adesso a entrare come un cannone dentro questa prima sequenza del blocco numero uno, freddo con la testa e con gli occhi, e questo è il momento in cui bisogna iniziare ad alzare il volume per Alessandrino Mele, perché guarda che dominio devastante da parte di Alessandro Mele. Ora bisogna stare calmi, con delicatezza e potenza bisogna salire piano piano, bisogna chiudersi dentro, bisogna andare a recuperare quella che è la posizione migliore per questo blocco numero uno. Siamo subito entrati a 3.60 con Alessandro Mele su questo blocco numero uno, mentre dall'altra parte abbiamo i tentativi di Lea Kempft per l'Austria sul lato femminile. Ja, wirklich toll schon geklettert Alessandro Mele, sehr knapp zum Top, schade. Das wäre ein wirklich fantastischer erster Versuch gewesen. Aber wir gehen weiter. Auf geht's. Nochmal ein totaler Versuch bis zum Top zu klettern. È stato ottimo Alessandro nel suo primo giro, molto preciso con il corpo, molto controllato il movimento. Questo vuol dire stare bene fisicamente, vuol dire avere la testa giusta al momento giusto. Poi giustamente ha incontrato la difficoltà presentata dal passaggio, sicuramente ha preso confidenza con quella che è la posizione, con quelli che sono gli appigli, e adesso si ripresenta a testa alta verso il muro. Auf Lea Kempft, super gestartet. A tutta. Auf geht's.
come un missile Alessandro Mele, mentre dall'altra parte è passata anche Lea Kempf sul blocco numero uno femminile, ma voglio rimanere con la falcata di Alessandro che va verso l'alto su questo blocco numero uno di questa finale del campionato europeo giovanile alle ali. Adesso bisogna inventare una magia tecnico-scientifica per cercare di chiudere quell'appiglio che fa schifo sotto il mento, e grida alto a denti stretta Alessandro Mele! Ragazzi, dovevate vedere la sua faccia, ha chiuso i denti, ha chiuso gli occhi, ha buttato la testa dentro ed è riuscito a chiudersi verso il top di questo blocco numero uno. Strepitosa l'azione di Alessandro, dovevate vedere la faccia, ha stretto i denti e chiuso gli occhi e buttato la testa contro il muro. Grande Ale! Ja, wirklich unglaublich gut gekämpft. Mele, Alessandro, wie Simon erklärt hat, wie gesagt hat, ihr hättet müssen das genau hier sehen, wir haben ihn genau gesehen, wie die Zähne zusammengebissen hat, um wirklich noch diesen letzten Zug, diesen schwierigen Zug zu halten. So, und noch ein Versuch, letzter Versuch. Auf geht's, Lea Kempf. Komm, Lea. Nice attempt again for Lea Kempf. She has already did this move, so she knows that she can do it. So, und jetzt nochmal, auf geht's, Lea. Jawohl, und jetzt auf zum Top. Jawohl, es geht schon. Bravissima, un bellissimo podio adesso. Via decisa verso il top. Komm, geht schon, Lea. Jawohl, und jetzt. Entschlossen zum Top, komm. Komm, komm, come on, Lea. Komm, komm, Lea. Jawohl. Ladies and gentlemen, Lea. Kempf! What a nice action for Lea Kempf. She has been hyper technical in the middle part of the bullet, then she was on the top, but she was not finding the correct position. She decided just to demonstrate all of her winter and summer training, campusing the matching of the top. Really incredible action for her. So let's go in on with the two other athletes in female side representing Great Britain. We have Louise Flockhart. And representing Latvia, ladies and gentlemen, Edward Grudzitis. Jawohl. Let's go. Aus Lettland, Grudzitis, Edward, und aus England, Flockhart, Luis. Yes, Stefan, these guys are really experienced and strong guys. And I want to watch out the action of Edwards. Because the easy that he's demonstrating on the sequence is a peculiarity in his climb, totally in control, totally in slow motion. He is already the European champion. He got the bronze medal in Arco, and he did all of this with a style and without any weight. Action that is performing again right now, ladies and gentlemen, the European 2018 champion Edward Grudzitis. Sì, veramente bravissimo questo atleta, l'abbiamo già visto in semifinale, veramente una grandissima prestazione, ha scalato veramente alla grande, direi, in semifinale e l'ha dimostrato anche ora su questo primo blocco, veramente bravissimo. Assolutamente, che atleta pazzesco Edward Grudzitis, è un altro di quelli che a me piace tantissimo, l'abbiamo visto ad Arco, è sempre controllatissimo e senza peso, but let's stay with the action of Louise Flockhart for that bullet number one. Now it's time to be technical, but it's time to be powerful on the same time. Come on, Louise. Sì, anche lei è una fortissima atleta, settima ai campionati europei, veramente anche lei fortissima, abbiamo anche visto veramente atleti dall'Inghilterra veramente fortissimi. Let's go, Luis. Come on to the top. We see you go. Come on. Where are the British people? Come on, British guys. Sound check for British team, guys. Come on, Luis. Come on. You have to stay inside. You have to finish it. Come on. Come on, Luis. Stay solid. Come on. Really technical and extremely physical solution for Luis Flockhart. Now the hover brusher run into the wall. There's still time on the clock, so I'm pretty sure that we will see another attempt for Luis Flockhart. That bullet number one. Sì, non per niente Grudzitis Edward è arrivato terzo ai mondiali ad Arco. Veramente, credo, non è veramente una classe, veramente, e l'abbiamo anche visto, chiaramente. A
Assolutamente sì, e tra l'altro Stefan Edwards è il campione europeo in carica, quindi è tra virgolette l'uomo da battere in questa giornata. E abbiamo detto appunto ha fatto anche bronzo ai campionati mondiali di arco, la sua azione è sempre totalmente controllata, è un ragazzo filiforme con una massa molto leggera e delle dita veramente d'acciaio, ma non soltanto quello, anche tanta body position. And take it. Talking about body position, I wanna back on the wall with Luis Flockhart and the body position that she's going to try to find to go on the way to the top. So, for sometimes rest for her, and then probably we will see a next attempt, deciding attempt to go. So, let's go, Luis. Come on. We want to see you to the top. Come on, the first boulder here. Let's go, Luis. Yes, come on now. Go. Okay, bellissimo, ora bloccaggio di tallone, e adesso via fino al top. Come on now. We will see you go. Yes, come on, Luisa! Make a noise for Luis Flockhart, Great Britain! So, time is over, we can go on. Next athlete for the ladies representing Slovenia, the combined world champion, Sara Kopar. And for Hungary, ladies and gentlemen, Gregor Valli. Yeah, und die nächsten zwei Athleten aus Slowenien für die Kategorie der Mädchen, Kopar Sara und Let's aus go. Ungarn, Valvi Görge. All right, Sara Kopar has won the gold medal in Arco in the combined ranking. So we have to watch out this girl, but we have to watch out even Greco Valli for Hungary. She already won 3 times in the European Youth Cup, and she got the 7th place in the World Youth Championships of Arco. Yeah, now, this junge Ungar ist auch siebter bei der Weltmeisterschaft in Arco gewesen. Wirklich auch ein sehr starker junger Kletterer. Come on, Görge, let's go to the top now. Find a position to go to the top. Come on. Really powerful action for Gregor Valli. He climbed really in flow in the lower part, and then in the upper part he tried to lock himself on this boulder in a really powerful strong way. Und Kopar Sara auf dem ersten Boulder. Ja, schade, diese starke Kombinierung. Sie ist Weltmeisterin geworden in Arco in der Kombination. Kombination, was bedeutet Kombination? Das sind die drei Disziplinen, Boulder, Lead-Klettern und Speed. Allora, siamo di nuovo con Sara Kopar sul blocco numero 1 per la Slovenia, mentre sta ripartendo in questo momento Gregor Valli per l'Ungheria sul campo maschile. Let's go, Gregor. Extreme easy action for Gregor Valli in this first part of the boulder, and he decided for the most powerful action possible for that sequence. But you know, anyone has his own beta, and look at the technical recovery for Gregor. That is fighting hard to try to find a situation to stay in, but let's stay with Sara Kopar on bullet number one. Come on, Sara. Aide, Sara. Let's go, Sara. Now we want to see you go to the top. Come on, Sara, from Slovenia. Close. Both athletes very close to the top, but still not the top. Really, really close, Sara Kopar, to the top, but we have already seen that the last move is not the easiest one of the line. Really well climbed, but then a big question mark in the mind of Sara about how it's possible to reach the top. Yeah, we remember the publicum, the top must be hold perfectly, it means stable a few seconds, then the boulder is climbed, anyway, he's not climbed. È ripartito intanto Gregor Valli, is started again Gregor Valli for Hungary, number one, and he decide again for the most powerful beta ever.
Come on, Gregor. And come on, Sarah. Let's go, Sarah. Yeah, nice position right now for Gregor Vrali. Guarda, bellissimo movimento di Sara, vedi come ha bloccato bene il tallone lì dietro quell'appoggio. Adesso vediamo se riesce a togliere questo tallone e poi tenere la posizione. Come on, Sara. Guarda che capolavoro tecnico da parte di Sara Kopar, come giustamente stavi dicendo tu, ha cercato di rimanere dentro. Allora Stefan, l'azione di Sara è stata abbastanza interessante, ha buttato dentro la gamba destra, cosa che la teneva su ma allo stesso tempo lontano dal top. Invece abbiamo visto e sicuramente vorremmo vedere che esistono dei metodi per portare il corpo più nella direzione ovviamente del top. Ripartita Sara Kopar, and started again Sara Kopar, and the same time Gregor Vrali started again, and now Sara Kopar let's is go. Fighting hard in her way let's to go, the let's top. Let's go Sara, come on! Let's. But a big applause of to these two yeah, athletes. What are fighters, Sara Kopar and Gregor Vrali. And now here we are with the two last athletes. Ladies and gentlemen, for the female side representing France, the double world champion Oriane Berton. And for Great Britain, ladies and gentlemen, Toby Roberts. Yeah, jetzt wirklich zwei ganz starke Athleten. Let's go. Oriane Berton aus Frankreich, eine unglaublich starke Athletin. And aus England, Robert Toby. Alright, now here we are with Toby Roberts, another good guy, really passionate and dedicated, has a lot of the England team, and this is it. Look at the dynamic movement of Toby Roberts on bullet number one. Come on, Toby. Nice and precise action for Toby Roberts right now. Come on, Toby. And in the meanwhile, Oriane Berton has done his job on the first part of the bullet number one. Poetry and walking in the park for Oriane Berton. Strength and passion right now for Toby Roberts. Come on, Toby, stay solid, man. And in the meanwhile, Oriane Berton is doing a really easy, fantastic walk in the park on this bullet number one. And on the other side, really strong like iron, Toby Roberts! Hai visto la faccia di wow. Roberts? Wow, wow. And look, Oriane and Toby are congratulating ourselves, smiling together. That's the most beautiful imagine of our sport. So now we are totally on fire for that final for the Youth B category here at the European Youth Championship. We are over with the bullet number one and we are walking through for the bullet number two. Allora ragazzi, io non so se lo sapete, ma quel ragazzo lì sulla scala è stato campione italiano e vincitore della Coppa Italia. La nostra nazionale ha fatto terza all'Europeo, tutto senza piedi. Ladies and gentlemen, le dita d'oro di Stewie Scarperi! Non, chiunque conosca Stewie non può non amarlo un pochettino. Io questo forse sono di parte, ma è così. Allora, come siamo messi qua? Hanno finito i lavori tracciatori, ho visto degli spazzolatori che spazzolavano e poi correvano via come i migliori runner degli studios e quindi direi che se Tim mi dà il pollicione alto possiamo andare avanti. Allora andiamo, ladies and gentlemen, bullet number two, representing Czech Republic, Marketa Janosova, representing Spain, Luke Masia Lovett. Und weiter geht's mit den nächsten zwei Athleten aus der Tschechei. Janosova, così dai, facciamo un applauso per scaldare l'ambiente sul blocco numero 2. Masia Lovett. Bene, bene, ci siamo. Let's go. All right, Stefan, let's check her out the action of this guy and the video of these boulders. Quick start for Marketa Janosova. Really technical entrance for this boulder number two in female side. Sì, sembra un boulder, diciamo, molto ripido, questo difficile di forza per le donne, invece per i maschi sembra più una placca, un po' più tecnico forse il boulder sulla sinistra. Assolutamente potente e tecnica l'azione di Marketa Janosova in questo momento tutta senza piedi, quindi direi che si va via bene per la Repubblica Ceca. Riesce a riprendere anche un attimo di magnesite, riesce a recuperare un attimo la chiarezza e la certezza della posizione del corpo, riesce a respirare, a andare a ondeggiare, a swingare verso l'appiglio successivo senza mettere troppa potenza.
alle Marchetta. E ora bisogna veramente inventarsi una magia tecnico articolare come sta facendo Marchetta in questo momento, però bisogna anche chiudere il click, bisogna entrare con l'avambraccio in modalità USAG. Guarda l'azione tecnica con la gamba destra di Marchetta Janosova, che dimostra una grande passione per il gesto con questa esecuzione veramente incredibile. Ora però si tratta di accoppiarla, vediamo se riuscirà a trovare il bilanciamento giusto. Incredibile azione di Marchetta Janosova. Che cosa ha fatto sta ragazza? What have done Marchetta Janosova? Incredible physical part done with a really, really no effort. And then in the upper part where the situation was more complex, Marchetta Janosova has found an incredible technical solution and he have really deserved this prize on this bullet number two. Sì, hai visto come è riuscita col ginocchio veramente a trovare una posizione, però bravissima. Allora siamo su il blocco numero 2 maschile. We are back with Luc Massialobet on bullet number 2. Really nice attempt for him and our brush and runners. Running brush for this guy. So let's go for la Spagna. Vamos a muerte. Venga. Benissimo, really nice action right now for Luc Massialobet. Really nice coordination on that sequence. He seems to be to stay in even without the hands on the first part of this boulder, and so it will be really interesting to watch the coordination of each different athlete on this sequence. Seems to be really, really beautiful the sequence to be done to reach the situation. Ancora vicino Massialobet. Si sembra veramente difficile a questa partenza di trovare veramente la sincronia in questo primo movimento. Devo dirti, è molto intrigante Stefan, perché se osservi l'azione di Luc, lui va a cambiare l'angolo del suo corpo modo molto lento e molto delicato finché decide di andare improvvisamente più veloce nella sequenza, e sono molto curioso di osservare quale sarà la variazione di questa tipologia di movimento, di questa tipologia di sequenza da parte di tutti gli atleti di questa finale. Come on Luc, vamos Luc, dove sta la Spagna, vamos. Come on, Luc. Allora, abbiamo osservato i primi due scalatori sul blocco numero 2. Sicuramente c'è un sacco di spettacolo in serbo per questi due passaggi. So now, brushing times. And now here we are. Let's go on. Representing France, Celia Avezou. And representing Germany, Torben Perry-Bloem. Jawohl, aus Frankreich Avezou Celia und aus Deutschland Blüm Torben Perry. Let's go. Next zwei Athleten. All right. Torben Perry Bloem has already got the fourth place in the World Youth Championships of Arco some weeks ago, and he even got the fifth place in the combined ranking. I'm really curious to watch out again this big guy from Germany. Ja, mit seinem vierten Platz bei der WM in Arco, wirklich eine super Leistung von diesem deutschen Kletterer. Schauen wir, ob er auch jetzt heute bei der Europameisterschaft dies beweisen kann. Und auf geht's jetzt mit der Französin Avezou Celia auf ihrem zweiten Boulder. Has started a really fast the action of Celia Avezou on that bullet number two, and now he's performing all of her fitness and physical preparation on this sequence, and now you have to pull really hard, and this is it, really articular movement for Avezou right now, but executed in a perfect way, no problem at all for Celia Avezou. Veramente impressionante, bellissima questo movimento, come è riuscita a risolvere questo problema, un'articolazione veramente fantastica, bravissima questa francesina, proprio brava nel suo movimento. Abbiamo detto veramente la scuola francese è
veramente, diciamo, sicuramente come scuola la più elegante, veramente nel suo modo di fare, modo anche direi di insegnare l'arrampicata. Assolutamente Stefan, for sure Stefan, the action of Avizu has been so smooth and so delicate that even I was just astonished to watch her, and even the commenting was so smooth because her climbing was so precise and lightless and weightless that really astonished me at all. So wir gehen aber mit dem deutschen Blumentoben weiter. Wirklich sehr schwierig dieser Start dieses zweiten Boulders. Yeah, it's interesting to see the attempts of Torben Perryblom for Germany. He's trying different betas, but he's still in searching. Come on, Torben! Come on, man! Go for it, man! Come on, man! Stay in! Really close, Torben Perryblom. But seems to be really, really everything then easy, the entrance of this bullet number two for the male. Yeah, it looks really maybe a little easier, but it, I think, very difficult to find the perfect sequence and perfect position to get the second hold. It's really incredible, the many different betas that Torben Perryblom is trying right now. It means that he has in his bag a lot of movement to try to apply. But otherwise, means that he has not already chosen one, and that there's still 1 minute on the clock. Come on, Torben, just go for it. Come on, Torben. That was closer. I think that was close now. Maybe we find now maybe the solution, the feeling. I think the feeling, it's important to find exactly that to hold the second hold. Yeah, we have seen the holds a while before the starting of the comps, and the holds are really, really bad, but now nice. Intuition for Torben Perryblom on that bullet number two. We will check you out if it is possible to work or not. Again, the triple for Torben Perryblom. Come on, Torben. Come on, Torben. Come on, man. So, big applause for this athlete from Germany. Big applause, Blum, Torben, Perry. Stefan, do you think that is this possible, this movement? Yes, I think. And so, going on for the female representing Austria, Lea Kempf, and for Italy, Alessandro Mele. So, the next two athletes, aus Österreich, let's Kempf, go. Lea, and aus Italien. Mele Alessandro. E allora bisogna fare del freestyle, Ale. Io te lo dico che bisogna fare del freestyle. E tu lo sai come fare il freestyle. Ale, Ale. Ale, Ale. Ale, Ale. Ale, uomo. Si alza il grido dell'Italia per Alessandro Mele. Ale, Ale. So, komm Lea, auf geht's. Jawohl, komm Lea. Ist jetzt super unterwegs, Lea Kempf aus ja, Österreich. Komm jetzt, jetzt geht's weiter. Jawohl, komm Lea. Jawohl, super. Komm Lea jetzt. Zeig uns, ob es möglich ist, diesen Boulder zu klettern. Komm Lea, komm. Geht schon, weiter. Komm Lea, komm, halt durch. Komm Lea, komm. E allora tutti insieme per Lea Kempf su questo blocco numero 2, che sta facendo veramente una magia in questo momento con la gamba destra. Guarda che rotazione, che perfezione del gesto, e adesso il controllo che ci vuole, va ad abbracciare con tutto il corpo tutto quello che rimane, invece no, decide per la soluzione tecnica quella migliore, quindi tecnicismo finale per Lea Kempf, che si porta a casa il risultato su questo blocco numero 2. Ma rimaniamo con le sbandierate del nostro Alessandro Mele. Allora Ale, bisogna inventarsi qualcosa di particolare su questo blocco numero 2. Non ho la più pallida idea di che cosa si possa pensare di fare su quegli appigli. Posso solo dirti di sognare e inventarti qualcosa. Prova veramente a rimanere attaccato. Ah sì, Stefan, well Stefan, I have definitely no idea on how it's possible to
perform this sequence, but I'm pretty sure at 100% that the setters has for sure done the movement. And so the difference is the athletes, when they enter in the stadium, they know that it's possible to climb the boulder, and this is really, really important. Yes, of course, it is impossible. That's important to know, anyway. But to go back on Lea Kempf, it was very nice to look at her, and she was really performing very well on this boulder. So, let's go now with Mele Alessandro. Dai Ale, vai Alessandro! Sì! Bravissimo, peccato. Allora uomo, bisogna tirare il freno a mano su quella sequenza. Bisogna veramente tirare sul carrello e chiudere fortissimo. Ale Ale. Ale Ale. Ale Ale. Dai che sta salendo, dai che sta salendo. Oh, mi raccomando ragazzi, se la prende, io non voglio più sentire la musica da quanta ne dovete tirare fuori. Ale Ale. Ale Ale. Dai ragazzi. Ale Ale. Dai, spingiamolo su. Dai, Ale Ale, tutti facciamolo quanti insieme per Alessandro Mele. Andiamo. Dai, bravissimo. Io lo sapevo che l'avrebbe fatto. Dai. Lo sapevo al 100%. L'ho guardato negli occhi, come ha guardato il muro, come se l'è spazzolata. Bravissimo Ale. E adesso solidità totale. Non bisogna mollare. È il momento in cui non c'è nient'altro che rimanere su. Bravo Ale, applauso per Alessandro Mele, grazie. Dai, un altro tentativo, dai Ale, dai, dai, ancora una volta, dai tutti assieme, dai. Ale, Ale, vai, vai, dai, 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 tieni duro. Bravo Ale, bravissimo Alessandro Mele in questa sua azione sul blocco numero 2, veramente strepitosa. L'azione sta andando a palla di cannone e quindi possiamo andare avanti anche noi. Ladies and gentlemen, representing Great Britain, Louise Flockhart, and representing Latvia, Edwards Grzytis. Jawohl, und weiter geht's in der Damenkategorie. Flockhart, Louise from England. Let's go. Grzytis, Edwards aus Lithuania. Grzytis, Edwards, veramente uno forte, vediamo come saprà lui risolvere questo problema, diciamo, questo problema sul boulder 2. Assolutamente sì, I'm really curious to watch out the action of Edwards Grzytis from Latvia. He's a really strong and talented climber in all the climbing style, for sure. He's one of the most who really love to climb really hard, but at the same time he demonstrated that he just love any kind of style. And so we are curious to check out the action of Edward Grzytis on that boulder number 2. Sì, il giudice gli ha spiegato come deve partire, chiaramente abbiamo delle regole come devono partire, vedete, cioè sono tre marchi sulla sinistra, uno a destra vuol dire tre appoggi sulla sinistra e un appoggio sulla destra. And in the meanwhile we are with Louise Flockhart for Great Britain on boulder number 2. This is a boulder in which the girl has to stay solid, but if I say stay solid, I'm thinking about the school of the England, and I think that what a technical performance, what a technical action for Louise Flockhart in the memory was in telling about technique, power and control, one of the classic of the history of climbing, the movement that has done Louise Flockhart, really hard to watch out a movement like this in the modern panorama, and this is represents all the culture that she is expressing right now. Yes, come on Luisa, go, let's go to the top of this boulder. Come on Luisa, push up, come on, push up to the top. Want to see you go to the top. Come on Luis, come on Luis. Oh, let's yeah. Go Luis. Really incredible technical action for Louise Flockhart for Great Britain. He has performed a real technical show on the boulder number 2. And so congratulations, Luis. E ritorniamo su Edward Grzytis, su un altro tentativo per lui. Vediamo se riuscirà a risolvere questo difficile partenza. Te lo dico io, la ferma con un braccio solo. E io te l'ho detto, e io te l'ho detto, e io te l'ho detto. Te lo dico io, la ferma con un braccio solo ha funzionato e ne salta pure una perché non gli serve. Ladies and gentlemen, the only and the one. And
Ragazzi, mi sa che c'è il trucco alla fine. Seems there are some hard situation in the top of this bull number two. So Latvia, please make a noise for Edwards and keep him inside the wall. Come on, guys. Yeah. No. Alright, translation. Before the start of Edwards, I declare he will stop the hold just with one hand, and he did it. We are back with Louis Flockhart. He was looking so solid on the last movement, and really was thinking he will hold very easy the top, but it looks difficult too. So he finds come on, Edwards, Davai, come on. Now, I'm really curious right now to check out the technical solution that will found Edward Groot. It is on that bullet number two, and this is it, the technique. Yes! I don't know what the judge will say. I have to wait. Yes, sir, they give him, I think, the top. But here we go with Louis Flockhart from England. Come on, Louis! Cosa hanno detto Simoi? Cosa hanno detto i giudici? E quindi i giudici, the judge have declared that it's not top for Edward Grizzities because the rules are clear. The athletes has to stay stable in a stable and controlled position. I don't know, team? Allora, solo un momentino, sembra che il giudice non gli abbia dato l'ok che il boulder sia stato correttamente fatto. Adesso vediamo cosa il chief giudice capo decide. All right, no declaration because Tim is that is jury president told me that he has to solve technical stuff about the top, so we will wait for it and we will go on with the next two climbers. All right, let's going on with the competition from Slovenia. Girls, we have Sara Kopar, and for the guys from Hungary, we have Gregor Vali. Jawohl, und wir gehen weiter. Let's go. Mit slowenischen Kletterer Kopar Sara. Und aus Ungarn mit Valmi Görge. Es gibt nun eine Entscheidung, ob dieser Top gehalten worden ist oder nicht. Wir werden sehen, was der Jurypräsident dann entscheiden wird. So, aber wir gehen weiter. We go with the Slovenia. Kopar Sara on boulder number two. Let's go, Sara. Oh yeah, now here we are with Sara Kopar on boulder number two. As I told you, she won the gold in the combined ranking, so she's a really complete climber. And this boulder for sure challenged the athletes on 360 degrees from a technical and powerful point of view. And look at the technical action of Sara Kopar, totally in control in her beauty. Ladies and gentlemen, Sara Kopar! Ja, wirklich super geklettert. Eine andere Möglichkeit, wie man mit diesem Boulder umgehen kann, wie man diesen Boulder das Top erreichen kann. Wirklich locker geklettert, würde ich sagen, von dieser starken slowenischen Kletterin. Aber wir gehen weiter mit dem ungarischen Kletterer, Valvi Görge, bei seinem Versuch, den grünen Boulder zu schaffen. Come on, Görge! Alle Görge, come on! Yes, sir. Wow, very close! Come on, Hungary, where are all the fans from Hungary? Come on! Oh, come, we have to help him to hold this difficult sloper. Come on! Come on, let's go! Let's go all together! Come on, come on, come on! Come, next attempt, it will work. Come on, Gerge. Abbiamo visto prima veramente la slovena, veramente bravissima, ricordiamo è campionessa mondiale nella combinazione, per quello veramente bravissima. Abbiamo visto con che facilità direi è riuscita a salire questo boulder difficile, soprattutto l'ultimo movimento. Devo dire assolutamente test tecnico e di forza superato per Sara Kopar.
questo blocco sicuramente voleva andare a testare quelle che erano le condizioni di forza e di espressione tecnica della forza delle nostre ragazze. Decisamente una bellissima linea e perfetta l'esecuzione di Sara Kopar, che come abbiamo già ricordato è campionessa mondiale di combinata, quindi nell'espressione della coordinazione della forza, nella sua fluidità, è sicuramente un esempio e la sua esecuzione infatti è stata tecnicamente e accademicamente perfetta. Rimaniamo ancora con Grego Vali sul blocco numero 1. Sì, abbiamo ancora un minuto, esatto, un minuto in questo momento. Ancora un po' di tempo per questi tentativi. Vediamo. Let's go, Gürke. Come on, Gürke. Yes. Ooh. It looks he's very close to hold the hole, but yeah, difficult, very difficult. Come on. Come on, Grego. Come on, man. Come on, Grego. Come on, Grego. Yes! Really close, Grego Vali. He knows that it's possible. There's still time, Grego. Come on! Come on, Grego. Come on, guys, from Hungary, for Grego Vali. Last seconds for him. But this is it, please people make an applause for Grego Vali. Yes, a big applause, wirklich für diesen ungarischen Kletterer. I nostri ragazzi spazzolano. Direi un bel applauso anche ai spazzolatori, come wir machen ein großer Applaus an wirklich diesen Jungs, die so fleißig arbeiten, bravo. Allora, grazie ai nostri ragazzi, possiamo quindi andare avanti. Ladies and gentlemen, for the female side representing France, Aurélien Berton, and for the male representing Great Britain, Toby Roberts. Diavola, aus Frankreich, Berton, Aurélien, und aus England, Robert, Toby. Let's go. Allora, siamo tornati sul We Are Back on the Wall, two of my preferred athletes of that young competition side. On the first boulder we have Toby Roberts, on the second one we have Aurélien Berton from France. La partita, l'azione di Aurélien sul blocco numero 2 è started Aurélien on this boulder number 2. Really effortless her action. Stiamo vedendo la campionessa del mondo sia nel lead che nel boulder ad arco. Vediamo la classe, veramente una classe fantastica. Come sta salendo? Any doubt, not out for Aurélien Berton on that sequence. She's a world-class climber, double world-class climber. And now, she represents the France in that top on the boulder number 2. Too easy for Aurélien Berton, I have to say. Sì, veramente bravissima. Come detto, non per niente è la campionessa in carica veramente mondiale in questa disciplina, chiaramente nella sua categoria. Questi ragazzi veramente giovani, veramente una ragazza giovane, ma già veramente, direi, bravissima. But let's stay with Toby Roberts on boulder number 1. We have seen that this boulder is everything, but not easy. Anche lui è Roberts, sesto ai combinati del mondo ad arco, però nella disciplina d'elite e nono nella combinata, veramente un atleta anche lui completo. Go with Robert Toby. So come on, Robert Toby. Let's go, Toby. Go to your attempt. Toby Roberts is trying to figure out how it's possible this boulder number 2. For sure we have seen really not easy one about coordination and dynamic skills. Come on, Toby, you can do it.
This is the only thought that you have to have in your mind. Come on, Tobi. Ja, schwierig, wirklich schwierig, dieser erste Zug auf diesem grünen Boulder. Die Koordination dieser verschiedenen Bewegungen und dann den Körper wirklich stabil dann zu halten auf diesem abschüssigen grünen Griff. So close, Tobi Roberts, but not yet enough. So you have two, Tobi. Come on, Tobi. Come on, man. Come on, man. Ancora un po' di secondi a disposizione per Tobi. Noch ein paar Sekunden Zeit für Tobi. Come on, Tobi. Come on, Tobi. So this is it for Tobi Roberts. Please make an applause for him. We have finished with bullet number 2, and so we can go to the bullet number 3. So, und jetzt geht's weiter mit dem dritten Boulder. Wir haben hier auf der linken Seite den Boulder der Herren mit blau und schwarz, mixed color. Hingegen dritter Boulder für die Damen, ganz rechts auf der Wand, der schwarze Boulder. Jawohl, the next Boulder will be the left one here in front of me, the blue and black one, and right side, the black one for the females. All right, we can go on with the boulders. So we are on the boulder number 3. Please welcome in the stadium for Czech Republic, Markéta Janosova, and from Spain, Luke Marcia Lobet. Jawohl, und die nächsten Athleten aus der Tschechoslowakei, Janosova Markéta, und aus Spanien, Luke Marcia Lobet. Let's go. Ok, 4 minuti sai, 4 minuti di tempo per risolvere questo problema. Primi atleti sul boulder numero 3. Allora Stefan, andiamo a vedere questo blocco numero 3. Per i ragazzi si tratta di una squadratura strepitosa di volumi blu, e dall'altra parte per le ragazze invece abbiamo uno di quei blocchi dove ci sono solo appigli per i piedi e praticamente niente per le mani. Guarda la coordinazione di Luke Marcia Lobet su questa prima sequenza del blocco numero 3, mentre dall'altra parte è entrata in delicatezza sul blocco numero 3 femminile la nostra Markéta Janosova. Forse il pubblico non lo vede esattamente, ma questo boulder blu con questi appigli strani sono molto difficili da tenere, perché si deve essere molto precisi nel prendere l'appiglio, perché sennò si trova questo liscio che si vede, questo grigio, lì sono molto lisci, invece il resto è un po' più ruvido. Assolutamente, si tratta di prese double texture, quindi hanno delle parti lisce, delle parti che invece hanno grip, ma i ragazzi lo sanno, conoscono molto bene queste prese, sono alcune delle prese più famose e migliori del mercato, e tutti i ragazzi che sono qui sono ragazzi che sono abituati a gareggiare in campo internazionale, per questa ragione conoscono molto bene questi appigli, anzi tante volte girano l'Europa proprio per andare nelle migliori strutture del mondo per provare differenti stili di tracciature, differenti marche di appigli ed arrivare preparati alle gare internazionali. Invece andiamo con Markéta Janosova della Cecoslovacchia sul boulder 3, vediamo un boulder molto tecnico, veramente quasi solo appoggi per i piedi e poco per le mani, diciamo veramente yes. Tecnico di equilibrio. Luke Marcia Lobet has done his job on the first part of that boulder number 3. Wow, what incredible movement has tried Luke Marcia Lobet.
invece guarda Marchetta come sta provando a trovare l'equilibrio giusto, solo sugli appoggi, solo sui piedi, per trovare il top di questo boulder in placca. Assolutamente sì, si tratta di uno di quei boulder thrilling, in quanto devi stare solamente sui piedi, in particolare poi ovviamente gli appoggi per i piedi sono ampi e svasi, quindi non ci sono punti di riferimento, ma in questo momento è riuscita, as got the situation in Marchetta Janosova on the bull number 3. In the meanwhile, great action for Luke Massiel-Lobet on that blue ocean of volumes. Now it's time to power out the sequence, now it's time to stay solid with the body. Not enough right now for Luke, maybe in the next attempt, but let's be back with Marchetta Janosova on bullet number one for Czech Republic. Ja, ihr seht, könnt wirklich ein Plattenbuller, können wir es genau gesagt wird, immer sehr Balanceübungen, wirklich versuchen nur das Gewicht auf die Beine zu tanken, und sie wollte eben mit einem dynamischen Zug noch zum Top gehen, aber super Versuch auch von Marchetta. Really nice attempt for Marchetta Janosova, but right now Luke Massiel-Lobet is again on the wall and again with his coordination on the execution at the bullet number 3. Come on, man. Come on, Luke. Venga, tio. E dall'altra parte ripartita invece Stefan Marchetta Janosova from Czech Republic. Sì, Marchetta su questo boulder tecnico la vediamo. Un boulder, diciamo, sicuramente da non fare troppi tentativi, devi essere molto convinti, decisi di quello che si vuol fare. Let's go, Marchetta! Perfetta, really perfect action till there for Marchetta Janosova in terms of equilibrium and coordination, and right now this is the last piece of the puzzle for Marchetta Janosova! Bravissima, veramente, nell'ultimo, molto decisa direi, nell'ultimo movimento per andare poi a prendere il top di questo boulder. Bravissima veramente questa atleta della Cecoslovacchia, bravissima! Bravissima Marchetta Janosova su questo blocco numero 3, è stata veramente perfetta dal punto di vista tecnico, è stata lenta ma veloce, veloce ma lenta, fast and slow flow, e quindi andiamo avanti! Let's go in on female side representing France. We have Cecilia Avezouen from Germany. We have Torben Perry-Bloem. Jawohl, aus Frankreich, Avezou, Celia. Und aus Deutschland, den starken Bloem, Torben Perry. Let's go. All right, here we are with France on that slabby problem and with Germany on that crazy coordination and powerful boulder number 3. Check her out the action of our young Hoyer on that bullet number 3. Has already started Cecilia Avezou. Come on, Torben. Auf geht's, Torben. Komm, Torben, auf geht's. Jawohl, komm. Und jetzt, auf geht's, Torben. Entschlossen. Komm weiter. What jawohl, komm, Torben. Komm, jetzt schon. Auf geht's. Auf geht's, weiter geht's, kommt Torben, entschlossen! Nice action for Torben Perry-Bloem on that bullet number one. Really, really nice solution for the first part of this bullet, using really well his body and his technical issues, technical skills. Wir erinnern, Torben Perry ist aus Arco mit einem vierten WM-Platz zurückgekommen. Wirklich super geklettert, leider knapp nicht am Come on, Torben. Auf geht's, Torben. Come on. Come on, man. Come on, Torben. Really nice action again for Torben Perry-Bloem on this movement. He used really well. He is span-wise in terms of leg and arm. But now it's time to close the biceps and kiss it. Come on, Torben. Come on, Torben. But also we go with Celia on the right side. Vesu, come on, Celia. Let's go to the top. Yes! Bravo! Super! Hai visto con che decisione ha guardato il top e poi via, sparata via come un missile e è riuscita a tenere il top. Bravissima! Avezou, Celia! Assolutamente bravissima Celia Avezou, in particolare pensando prima all'azione di Marchetta. Marchetta ha avuto un tentativo di esitazione in cui ha osservato cosa avrebbe potuto fare e dopodiché l'ha eseguito il tentativo successivo. Invece Celia è andata dritta per dritta nella direzione per la quale aveva
alla quale aveva già pensato in precedenza, quindi nessun tentativo di dubbio per lei, non appena si è trovata nella posizione che aveva già immaginato, è andata molto decisa fino al top. Però guarda cosa sta provando Blum, Torben Terry. Vediamo. Come on, Torben. Let's go, Torben. Come on, man, stay solid, man, come on. Come get on, yes, sta scherzando Torben. E voi, come get on. Ciao. Still a question marks on the mind of Torben Perry Bloem on the central crux of this bull number three. And looking at the climbers, there's new question marks even in my mind. I have to admit that. So still 1 minute time for the German athlete. Come on, Torben. Really no problem at all for Torben Perry Bloem on this part of the line. Adesso guarda cosa sta provando Torben. Non ho idea di cosa si voglia inventare a questo giro. Come on, Torben. Let's go, Torben. Come on, Torben. Come on, man. Yes, come on now. Now it works. Come on. No more power for Torben Perry Bloem. Make an applause for him. He has fighted really, really hard. He has tried many, many, many different beta. Still incredible. But and I have to admit that even in my mind there's a question mark about who will be possible to climb this line. Yeah, so let's go on. For the female side, welcome in the stadium Lea Kempt, and from male side representing Italy, Alessandro Mele. Jawohl, und zu den nächsten zwei Athleten aus Österreich, Kempf Lea, und aus Italien, Mele Alessandro. Allora siamo con il nostro Alessandrino sul blocco numero 3, mentre dall'altra parte abbiamo Lea Kempf per il campo femminile. Vediamo cosa saprà farci vedere l'Azzurino. Bravo, dai Ale. Dai, allora Ale. Ale. Allora Ale, genio e sregolatezza. Questa è la serata dove voglio vedere il genio gentilmente sul muro, come hai fatto fino adesso per tutti questi giorni. Ale, Ale. Bueno, bueno. Dai che è entrato Spassule. Benissimo in gara, veramente ha fatto i primi due builder veramente bene, peccato gli è mancato pochissimo al secondo builder, però dai Ale, facci vedere questo bellissimo builder, come si riesce a salirlo, dai me, dai Ale. Und auf der anderen Seite, Ale, Ale. Österreich. Sound check for Italy, Ale, Ale. Come on, Ale. Ale, Ale. Guarda che cosa si inventa Alessandro Mele. Swing mode for Alessandro Mele on that bullet number 3. Wir schauen aber Kämpfleer zu auf dem technischen, wirklich Balanceakt auf dem schwarzen Boulder. Komm Lea. Jawohl, schön langsam. Sehr wichtig, immer in Balance zu bleiben. Alle, alle. Körperschwerpunkt richtig zu finden. Alle, alle, giù tutta. Alle, alle. Guarda che cosa si inventa Alessandro Mele, ha fatto una camminata 4-5 passi su quei volumi, strepitosa l'azione di Alessandro che ha dimostrato la sua metodologia. Ale Ale, cattivo! Ale Ale, cattivo! Ale Ale! Dai Ale! Buona l'azione del nostro Ale, sicuramente come dicevamo prima un blocco interessante dal punto di vista fisico e tecnico, è stata interessantissima l'interpretazione di Alessandro Mele su questa prima parte, ma poi continua la sequenza immaginaria di follia che i tracciatori hanno messo sul muro su questo blocco numero 3. Ale Ale! Ale Ale! Ale Ale! Ale Ale, solido. Preciso di nuovo il nostro Alessandro Mele. Adesso abbiamo appena iniziato, bisogna rimanere dentro con la testa. Bravissimo Alessandro Mele, che direi che è entrato in modalità cuore avanti e testa indietro su questo blocco numero 3. Scappa la zampa. Dai Ale, bravo, bravissimo, bravissimo Ale. Così, bravissimo. Dai, bisogna Ale, trovare la solidità in mezzo al petto e andare verso l'alto. Ale Ale. Dai Ale che ci sei, dai. Gegen auch Kempf Lea kämpft auf ihren Boulder, diesem technischen Boulder,
wirklich sehr schwierig, die Koordination, aber hauptsächlich das Gleichgewicht zu finden. Komm, Lea. Un minuto in questo momento. Komm, Lea, geht schon. Alle, alle. Alle, alle. Rientra dentro quella bolla lì di magia. Alle, alle. Alle, alle. Bravissimo, bravissimo. Alle, alle, stiamo dentro. Andiamo adesso, Ale, bisogna diventare solidi come il granito. Bisogna tirare fuori il bicipite e andare a baciarlo. Applauso per Alessandro Mele. Veramente bravo. Ma wir gehen noch weiter mit der Österreicherin. Auf dem rechten Boulder. Komm, schade, Lea. Kämpf, Lea. Gut gekämpft, aber schade. So, Applaus auch an Kämpfer Lea. Andiamo avanti quindi con let's go on with the next two athletes representing Great Britain, Louise Flockhart, and representing Latvia, Edwards Grzytis. Jawohl, und die nächsten zwei Athleten aus England, Flockhart, Louise, und aus Lithuanien, dieser starke junge Kletterer, Grzytis, Edward. Let's go. Come, Edward. Let's go on this third boulder. Now we are everybody waiting for the attempt of Edward's Grzytis after the show that he demonstrates us on boulder number two. And on the other side, we are waiting for the technical action for Louise Flockhart from Great Britain on boulder number three. Come on, Edward. Una piccola spandieratina di apertura come un portone per Edward Grzytis su questo blocco numero 3, ma non ho assolutamente nessun tipo di dubbio che per lui era solo una presa di confidenza della situazione. Andiamo a osservare quella che sarà adesso la sua azione su questo blocco numero 3. Prima ha fatto veramente spettacolo, una facilità assoluta nell'esecuzione di quello che nessun altro è riuscito a fare, ed eccolo lì, un braccio solo nella sua leggerezza per Edward Grzytis. Just one arm with effortless action for Edward Grzytis on this bullet number 3. Now we have to check her out, which will be her beta, her idea, her fantastic imagination that could bring him in the way to the top. Look at what he's doing right now, Edward Grzytis. And completely. Yes, sir! Eccolo lì! Wow! Come on, come on! Incredibile, incredible action for Edward Grzytis. Come, Edward! He has did something that I could never imagine. Oh. Sono veramente senza parole per l'azione di Edward Grzytis. Ha fatto qualcosa di veramente incredibile. È andato prima a provare una sequenza di piedi per rimanere dentro in un modo decisamente al limite della fantascienza. Dopodiché gli si è chiusa la vena del braccio destro, ha allargato la gamba e sempre come se fosse senza peso è andato a fare questa transizione di corpo verso destra, a piantare giù il piede e poi è riuscito quindi a stare dentro con l'addome e con le spalle. Azione strepitosa, tutto scritto in maiuscolo da parte di Edwards Grzytis. Sì, veramente bravissimo nella sua azione, veramente molto tecnica, però allo stesso tempo fluida. Come on, yes, visto bellissima questa rotazione, come riesce a stare su, trovare l'equilibrio lo stesso, bravissimo. Come on, let's go. Facciamo un bel applauso tutti assieme. Come on, Edward, portiamolo in cima. Really incredible the sequence used for Edwards on the first movement on that bullet number three, like a dancer. Però andiamo anche avanti con Luis Flockhart sul boulder femminile. Come on, Flockhart, Luis. Come on, Edwards. Come on, Edwards. On the other side, we have the action of Louise Flockhart on the bullet number three. We have seen an incredible Jan hero from air before on the bullet number two. Obviously, before we cannot talk about it because there's other guys in the isolation zone, but right now we can openly explain that she has used the perfection movement of the Jan hero to solve her bullet number two. Really appreciate from everybody for Louise Flockhart. And we go with Edwards, come on. Yes, come on, Edwards, now. Let's go to the top. Go, and come on.
again the dancing move of Edouard Grzytis on that Polinometry, and now it's time to power out everything for Edouard Grzytis, but even for the stadium of Bressanone. Peccato, veramente. Really extreme the Polinometry for the male. Please make a noise for Edouard Grzytis, bravo, good climb. But we go with Luis Flockhart on the right side. Come on, Luis. And a big applause for Joe. Bravo, Luis Flockhart from England. Really incredible the action developed by Edwards on bullet number three. And really crazy the settings for the female side of the bullet number three. So we can go on again with the girl representing Slovenia, Sarah Koper, and representing Hungary, Gregor Vali. Nella Slovenia per la categoria femminile Kopar Sara, invece per la categoria maschile ungherese Valvi Gerke. Andiamo allora con questo blocco numero 3 per Gregor Vali e Sara Kopar. Io direi che comincerei a dare un occhio a quello che farà Sara su questo blocco numero 3, però senza perdere di vista il nostro buon ungherese che ci ha dimostrato che dal punto di vista fisico non ha niente da invidiare a nessuno. Esatto, io credo veramente, sono fiducioso in questa atleta slovena che riuscirà a trovare la sequenza del top. Vediamo se abbiamo ragione o no. Come on! Guarda, io ho visto scalare Sara in diverse altre situazioni. Posso dirti che non ho dubbi sull'efficacia di Sara su questo blocco numero 3 femminile. La conosco molto bene, è estremamente tecnica, è estremamente in grado di rimanere sulla punta dei piedi come una ballerina e di tenere il baricentro sulla verticale, quindi su questa tipologia di passaggi che sono delle placche appoggiate dove non ci sono appigli per le mani, sicuramente se mi dovessi giocare una carta Sara Kopar sarebbe tra quelle. Sì, bravissimo invece Gerke, l'ungherese, veramente bravissimo, è riuscito a tenere bellissima azione, diciamo, di coordinazione da parte sua. Come on, Gerke. Eccola lì l'azione che stavo aspettando da parte di Gregor Vali. Guarda, devo dirti che anch'io l'avevo immaginato in un modo simile a questo, ma mi rimaneva il punto di domanda su come fosse poi possibile realizzarlo. Prima Edwards ci ha fatto vedere un metodo differente che sicuramente ha aperto una via nuova di possibilità. Finalmente ci ha regalato la soddisfazione Gregor Vali di osservare anche quello che avevo immaginato. Chissà mai se era così anche per i tracciatori, ma rimaniamo con Sara Kopar dall'altra parte del muro, perché è in quella situazione in cui non ha più mani da spendere, bisogna solo rimanere sui piedi, mentre sta ripartendo con il 2x2 il nostro buon Gregor Vali dall'Ungheria, e quindi lancio a due mani con swing alla parkour per Gregor Vali, che adesso invece si va a insidiare nella parte più complicata dal punto di vista tecnico. Vediamo se proverà di nuovo la Vali Beta o la Grzytis Beta. Let's check out the action for Gregor Vali on that bullet number 3. Yes, let's go, Gerke, come on now, we go, oh, close, very close to the top. Però hai visto l'azione veramente su quel blocco di equilibrio, veramente devi essere un geometra, direi, nel piazzare proprio i piedi nella posizione perfetta in modo da stare su bene in equilibrio. Again with Sara Kopar and Gregor Vali. Now it's time for Gregor Vali to try something different, and this could be the craziest things ever in a final for the European Youth Championships. Alessara, dall'altra parte dello stadio intanto tutti insieme con Sara Kopar. Alessara, come on Sara, come on Sara. Come detto, devi essere veramente precisissimo nel movimento, basta che sì, sicuramente respiri solo diversamente e non riesci a fare nulla. Sicuramente è particolare quel blocco 3 femminile, bisogna spingere ma bisogna essere delicati, mentre bisogna spingere e basta sul blocco numero 3 maschile, come sta facendo in questo momento Gregor Vali. Let's go Greg, come on Greg, come on Greg, it's time to stay solid, yes, it's time to make a freestyle, come on Greg. Sì, sì, sì. Facciamo un applauso a sto ragazzone che ha fatto del freestyle davvero. Come on, come on, e come c'è on. Ancora tempo, ci sono ancora 30 secondi di possibile freestyle da parte di Gregor Vali. Come on Greg, come on man. Applauso. But also we go with Sara Kopar on the block. Yeah! Was very close now for her.
But a big applause for the Slovenian climber, Kopar Sara. And now, my friend, it's time for the two last of the start list, aka the best of the semi-final round. And I'm really excited to announce them and watch their action on this bullet number three. Ladies and gentlemen, for France, the double world champion, Orian Berton, and for Great Britain, Toby Roberts. Jawohl, aus Frankreich, die Doppelweltmeisterin Berton Orian und aus England, Roberts. Let's go. Toby. Alright, Stefan, I really check out the action of Toby Roberts on the bullet number three. And for sure, the poetry and the walking in the park of Orian Berton on the right side of the stadium. Now we will see if she loves or not this boulder on the wall there. Alright, I started right now. Orian Berton in a slow motion and control mode. In the other side, easy job for Toby Roberts. I told you, Stefan, to watch out this guy for a great rate. And come on, Toby. Come on, Toby, if I say solid, I'm talking about Toby Roberts. Come on, Toby. Come on, man. Come on, man. Come on, man. Stay solid again. Come on, man. Come on, man. Come on. Come on, Robbie. Come on, man. You have to stay. Come on with Toby Roberts. Go, Toby. Come on, Toby. You can yes, do yes, it. Yes, come yes, on, yes, man. Yes, 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 yes. You deserve come it. Come on, man. Stay solid and finish it. Please, everybody, start to clap. To bring Toby Roberts to the top. Come on, man. Come on, you have to stay inside your body. You have to stay inside with your mind. You have to stay inside with your heart, ladies and gentlemen. Toby Roberts! Yes, impressive. I told you. Well, impressive. I mean, so strong. This British guy. Yeah, totally incredible, but we will talk about him after because I want to stay with Orian Berton on bullet number three. Let's go, Orian. Let's go, Orian. Come on, Orian Berton. Come on. Let's go to the top. Come on, Orian. Come on, Orian. Come on, friends. Still more time on the clock. Enough, I think, to do this boulder for her. I mean, I think now the next attempt will be the nice attempt to get the top. She was very close now, but anyway. Yes, Stefan, and coming back to the action of Toby Roberts, as I told you before, Toby is a fighter, but in the meanwhile, he's a really solid climber, really accurate in his climb, and he always climbs in slow and controlled mode, but at the same time, he is able to take the risk even climbing in this way, and I was pretty, pretty sure that his boulder number three was the boulder of Toby Roberts, and it was pretty emotional to see him fight on it and stay solid till at the top. Yeah, but we go with Berton Orian now on his third boulder. We see if she gets now the top. Come on, Orian. Yes, come on. Allez, allez, Orian, pour la France. Don't start la France. Where is the France? Come on! Allez, Orian. Yeah! Bravissima. Bravissima, Orian Berton. Però qua i teammate francesi non hanno fatto tutto sto caos che speravamo. Nice one again for Orian Berton. So anche we can move to the bullet number four. Anche se prima ci ha detto che lei le placche proprio non le ama, però direi ha risolto lo stesso benissimo il problema anche in placca. Sì, dobbiamo ovviamente osservare che è stato il problema su cui abbiamo visto fare più giri ad Orian Berton. Cioè, se mettiamo insieme le qualificazioni, le semifinali e le finali, questo ad adesso è uno dei pochi blocchi sui quali Orian ha dovuto fare tre giri, quindi veramente particolare. Ma lo avevamo detto proprio oggi che Orian ci diceva: amo scalare qualsiasi cosa, amo tutti i blocchi, ma se ce n'è uno che mi piace un po' meno sono proprio i blocchi di placca, e quindi così è stato in effetti. Adesso abbiamo qualche secondo di attesa mentre i nostri tracciatori vanno a sistemare il volume di questo blocco numero 4 femminile. Ripartiremo tra una trentina di secondi. Sì, veramente ancora ricordare bellissimo movimenti, veramente bravissimo Robert Stoby su questo ultimo boulder, è stato veramente bravo a risolvere come unico questo difficilissimo problema, veramente bravissimo questo atleta inglese. Ricordiamo che lui è arrivato sesto ai campionati del mondo, però non nel boulder, invece nel lead, e nono nella combinazione. Veramente è stato fortissimo
questo atleta. Stiamo vedendo ora solo una piccola modifica del boulder, i tracciatori stanno modificando leggermente questo boulder 4, mettono a posto e poi potremo andare avanti con questo quarto boulder, questo quarto ultimo boulder per questa classifica. Vediamo proprio Roberts essere in prima posizione ora, chiaramente avendo risolto questo terzo boulder come unico, e Berton chiaramente anche lei prima nella classifica femminile. Ricordiamo veramente Berton Orian ha vinto due titoli mondiali ad arco, non ha partecipato alla combinata, se no probabilmente avrebbe anche vinto la medaglia d'oro anche in quella. Ricordiamo però Lara Rogora non presente qui a Bressanone, lei campionessa del mondo, ha vinto tre medaglie d'oro ai mondiali di arco, è stata fortissima veramente, però non è presente qui, sarebbe stata presente nella categoria di ieri, nella categoria U20. Allora direi che mi sembra tutto pronto e quindi penso che potremo andare a cominciare questo quarto ed ultimo blocco di questa finale qui all'Europeo Giovanile a Bressanone. Alright, we can go on. So welcome in the stadium from Czech Republic, Markéta Janosova, and from Spain, Luke Masia Lobet. Bene, inauguriamo. Ora partiamo sul quarto boulder, i primi sul quarto boulder della Czechoslovakia. Janosova, Markéta, and from Spain, aus Spanien, Masia Lobet. Luke. So, and we see if it's possible to climb these two boulders from the Spain and the Czech. Let's go. Vamos, España. Let's go, España. Let's go, Czech. Bravissimi finora. Ah, peccato. Peccato per Janosova Marchetta. Vamos, España. Tenga, tenga. Tenga, tenga. Ripartita Janosova Marchetta nel suo tentativo. Auf geht's, Marchetta Janosova. Come on, Marchetta. Und gestartet auch der spanische Kletterer Masia Lobet. Luca. Venga, venga. Venga, Luke. Vamos, vamos, vamos. Go, 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 go. Buenísimo, bueno, bueno, bueno per la Spagna. Vamos, Luke. Venga. Venga ora. Oh. Muy bonito tentativo por la Spagna, por Luke Masia Lobet. Ricordiamo Lobet è arrivato ottavo ai campionati europei nel boulder, bravissimo anche lui. Invece Janosova Marchetta nona invece ai mondiali ad arco. È ripartita Janosova Marchetta. Vamos a muerte ora! Come on, Luke! Venga, venga! Venga por la Spagna! Dove sta la Spagna? Vamos!
ancora più o meno un minuto di tempo. Ancora un minuto, eine Minute noch Zeit. And ripartita Marchetta Janosova. We have checked out the action of the bullet number 4 with Luke Macialobet and Marchetta Janosova. Seems to be obviously really powerful looking at the angle of the wall and the kind of the holds. Venga Luke, vamos Spagna! Venga Luke! Vamos, vamos a muerte ora, vamos! Venga, adesso bisogna stare veramente solidi. A nice attempt and deserved applause for Luke Macialobet, Spain. Yeah, großen Applaus für diese zwei Athleten. Janosova, Marchetta and Macia. Lobet look from Spain. Right, we have seen the first two athletes on that bullet number 4. For sure, both problem for male and female side are really physical. We will check out the action of the other guys. So we can go on representing France for the ladies. We have Celia Avezu, and representing Germany for the men, we have Torben Perry-Bloem. Jawohl, aus Frankreich, Avezu, Celia, und aus Let's Deutschland, go. Bloem. Torben per questa starke deutsche Kletterer. Alright, I'm really curious about the action of Torben Perry-Bloem on this bullet number 4. Veramente questo fortissimo tedesco, vediamo se riesce a risolvere. Guarda come ha incacciato bene il piede per trovare poi la posizione con Torben. Auf geht's! Come on, Torben. Yeah, really nice technical and physical preparation demonstrated for Torben Perry-Bloem on that first part of the line. But on the other side, we have Celia Avezu from France that is totally surfing on that ocean of orange volume in the wave to the top. Really close. Yeah, das war sehr knapp auf diesem orangen Boulder. Ganz knapp von Celia Avezu aus Frankreich. A nice section for Celia Avezu on that bullet number 4. She performed really well, totally in control. So, und auf geht's für den Deutschen. Torben Perry-Bloem, komm, geht schon jetzt. Auf geht's jetzt. Come on, Torben. Wir wollen dich ganz nach oben sehen. Komm, Torben. Komm jetzt. Auf geht's. Come on, Torben. Jawohl, geht schon jetzt. Komm, ja, super. Komm, jawohl. Adesso bisogna stare veramente solidi. Ja, guarda che lavoro super. Tecnico come. Con la gamba get, destra get. Da parte di Torben Perry-Bloem. Ja. Che la vada a agganciare. This is it for Torben Perry-Bloem. Super, bravo, super geklettert von Bloem, Torben, Perry, wirklich unglaubliche Leistung von diesem deutschen Kletterer. Mega bravo, Torben Perry-Bloem on that bullet number 4. He totally controlled the action, he totally powered out the difficulties point, and so really nice and deserved it offering. But let's be back with Cecilia Avezu on bullet number 4. Alle Cecilia! Yes! This time she controlled the movement, she controlled the situation, she controlled the sequence, and so really deserved it for Celia Avezu, totally in control. Bravo, wirklich Avezu Celia für diesen Tolltop auf dem orangen Boulder, auf dem seinem letzten, vierten Boulder. Alright, so we can go on for the female side representing Austria, ladies and gentlemen, Lea Kempf, and from Italy, ladies and gentlemen, Alessandro Mele. Jawohl, weiter geht's mit der Österreicherin Kempf, Lea, und dem Italiener Mele, Alessandro. Let's go. Ale Lea. Ale Ale, dai ragazzi, andiamo con Ale su questo primo tentativo sul blocco numero 4. Ale Ale,
Dai, Ale. È uno di quelli che, conoscendoti, so che potresti apprezzare tantissimo. Scappa la zampa, vai tra. So, the athletes are just checking out the first part of that bullet number 4 for the male and female side during that Youth B category finals. Ale, Ale. Dai, vai. Dai, deciso ora, Alessandro Mele, bravissimo, bravissimo, dai, continua la tua azione, bravissimo, fortissimo, dai Ale, vai, 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 facci sognare veramente questo bellissimo boulder, dai Alessandro, vai! Pinzata estrema da parte di Alessandro Mele, che con la mano aperta riesce a chiudersi dentro, guarda che sequenza, guarda che precisione da parte del nostro buon Alessandro, un'interpretazione perfetta per questo ragazzo che si merita tutto in questo momento. Ale, Ale, allora regaliamogliela tutta questa gioia ad Alessandro Mele! Bravissimo. Aber auch Lea kämpft weiter. Lea kämpft. Komm, komm Lea kämpft. Ah, schade. È stata strepitosa l'azione di Alessandro Mele su questo blocco numero 4. Gli è giusto scappata un attimo la zampa, dopodiché si è ripreso con la testa, con il cuore e soprattutto con la tecnica. Ha deciso di utilizzare un metodo decisamente fisico, ma Alessandro lo conosciamo proprio per la violenza della sua fisicità, dove la violenza è una bellissima espressione di potenza per questo ragazzo nella tecnica che ha espresso durante tutta la sequenza di rotazioni che ha eseguito col corpo su questo blocco numero 4. Meritatissima e meravigliosa l'azione del nostro Alessandro. Sì, veramente sehr, sehr stark, diese Leistung des italienischen, unser italienischen Nationalkletterer Alessandro Mele. Wirklich super Leistung, super geklettert. Aber weiter geht's mit Kempflea. Kempflea aus Österreich, schauen wir, ob sie auch diesen Top erreicht. Diese starke, junge Kletterin, sie war 11. bei der WM in Arco, wirklich auch eine super Leistung. Also, wir haben wirklich das Top der Top der Kletterer in dieser Alterskategorie hier in Brixham bei dieser Europameisterschaft 2019. Now we are back with Lea Kempf, the one number 4, last border for her, last moment for her world, her European Championships, last fight to win. Molto divertente che quando Lea chiama le spazzole sul blocco femminile partono anche quelli maschili a spazzolare il blocco maschile, perché sono coordinati, no Stefan? Cioè, tu lanci la funzione, pulisci e si pulisce tutto lo stadio, cioè una cosa incredibile l'efficienza. Va bene, ma ciancio alle bande, vanno alle ciance, let's be back with Lea Kempf on that bullet number 4. Come on Lea, come on Lea! Sì, devo dire veramente bravissimi questi ragazzi, questi spazzalatori, veramente bravissimi nel loro lavoro, ci danno veramente impegno. Dai, un bel applauso agli spazzalatori, dai, applauso a diese junge wirklich Kletterer. Va bene, ci abbiamo provato tutti insieme per Lea Kempf, che invece va a ripartire quando mancano 19 secondi. Ha dato tutto, he has gave everything that she has, so please make a noise for Lea Kempf. Now here we are with the last three athletes. For the ladies, representing Great Britain, we have Luis Flockhart. And for the men, representing Latvia, ladies and gentlemen, Edward Grosetis. Jawohl, aus England haben wir Flockhart, Luis am Start. Let's go. Aus Ungarn, diesen starken Wirk, aus Lithuania, starken Grucitis and Bart. Allora adesso, Simon, cosa dici in questo atleta? Cosa ne dici? So this is the moment, Stefan, for both of these athletes. This is the moment that they are waiting for. This is the moment they have prepared and live for it. Let's check out the action of both Luis on the left side and Edward, as usual, footless on the right side. Come on, Edwards. Look at the technique of the action of Edward Grosetis right now. You don't want to take any risk, and in the meanwhile, Luis from Great Britain. But it's time for Edwards to stay with the smooth and the effortless action that he's performed until now, inside, till the last one. And this is it for Edward Grosetis!
E dall'altra parte, dopo il top di Edward Gruzitis, abbiamo l'azione controllatissima. Stiamo tutti insieme, ladies and gentlemen, all together for Luis Flockhart. Come on! Come on, Luis! Was so delicate and accurate in the movement to the top, Luis. Really close. Yeah, it was close of Luis, but to go back to Edward, impressive. This boulder, how he has climbed it, really, really impressive. So strong, this young guy from Lithuania. Yeah, but this time, Stefan, in the boulder before, Edwards has climbed it really without taking some risks sometimes, and with an action to try to solve the problem as best as possible. This time, Edwards, in this action to try to solve the problem as best as possible, try to control everything. This time Edward's climb was without any kind of risk. But let's be back with the action of Luis Flockhart. Come on, Luis. Yes, come on, Luis. Luis Flockhart from England, strong girl, seventh in the Europe Cup boulder. So we'll really see here a strong girl from England. Come on, Luis. Come on, Great Britain, for Luis Flockhart on her last boulder of that European Youth Championship 2019. Come on, Luis. Come on, Luis. Give us the joy of this top. Come on, Luis. Come on, girl. Come on. Still time on the clock. Yes, still time enough for a few tries on this last boulder for her. E come dicevamo, Stefan, prima abbiamo visto Edwards scalare assolutamente con grande classe, grande talento, ma allo stesso tempo prendendosi qualche rischio. Invece nell'ultimo blocco l'abbiamo visto scalare totalmente nel modo più lontano possibile da ogni forma di rischio, ovviamente sempre tutto sotto controllo, ma si è preso veramente ogni margine di sicurezza possibile ed è stato bravo a portarselo a casa al primo giro. Era assolutamente necessario. Vedremo che cosa dirà la classifica tra qualche minuto. E tra l'altro comunicazione, vabbè, la vediamo dopo. Bene, andiamo avanti con l'inglese Luis Flockhart. Come on, Luis, we go with her. Let's go to this attempt. Let's go, Luis. Come on, we want to see you go to the top. Come on, Luis. Where are all the teammates from England? Come on, we push her to the top. Come on, England. Come on, England. Come on, Great Britain. Come on, Luis. Come on, everybody in the stadium of Bresanone, please. Come on, Luis. Yes, come on, Luis. This is it. Please, everybody, make an applause for Luis Flockhart. Bravo, Luis Flockhart from Great Britain. And now here we are with the last two couple of athletes of that final. For Slovenia, we have Sarah Koppar, and from Hungary, we have Gregor Vali. Jawohl, und zu den vorletzten Kletterer dieser Runde. Also aus Slowenien für die Kategorie der Damen, Koppar Sara, und aus Ungarn, Valvi Görge. So now here we are with that two athletes, both are really technical and powerful, especially Gregor. In the bullet before, showing us power. And Sarah Koppar is technical and perfect in all the disciplines. Let's check her out. It will be the action of Gregor and Sarah. Perfect action right now for the swing of Sarah, and perfect action for the swing of Greg. He looks in the sky for Sarah Koppar right now. In the other side, he's able to keep the pinch even with the feet on the start. Gregor Vali, really incredible action for him. But in the meanwhile, we have Sarah Koppar fighting really, really hard on that upper part of the volume number four, and on the same kind of action, he looking in the sky. We have the top for Gregor Vali, but let's stay with another. He looking in the sky is the one of Sarah Koppar on that bullet number four. Come on, Sarah. Come on, Slovenia, for Sarah Koppar. Come on, guys. Come on, Slovenia. Come on, come on. Yes, to go back and very nice. Attempt from Valvi Görge to the top was very, very stable. Nice how he got the stability on the last move to the top. It was very exciting to see him.
Sì, sicuramente molto interessante e bella da osservare l'azione di Grego Vali su questo blocco numero 4. Come abbiamo detto durante tutte queste giornate, soprattutto anche legato al fatto che gli atleti in questa età possono avere dei leveraggi molto differenti, ancora una volta abbiamo visto 4 atleti eseguire sequenze simili ma differenti su questo blocco numero 4. È stato di nuovo un esempio di questo Grego Vali, che ha utilizzato una tecnica totalmente differente, ma anche giusto così se pensiamo alla differenza che c'è di altezza tra lui ed Alessandro. Ma let's back on the wall with Sarah Copper on bullet number 4. Yes, Sarah Copper from Come Slovenia. On, let's go. Come on, Sarah. Come on, Sarah. There's still time on the clock for this round of the final of the European Youth Championships here in Bressanone. We remember she's the world champion in the combination from Argo. Yeah, she has already the honor to hear her national team on the ceremony of the medals in international field of Arco this year for the combined podium in which her take the gold and the overall victory. And so, come on, Sarah, demonstrate this is the time that you want to hear your team again in the night of Bressanone. But now we go with Sarah. Come on, Sarah. Really extreme technical action for Sarah Copper on that bull number 4. Un minuto. Still 1 minute time for her. More or less 1 minute to the end for Sarah Copper on that bull number 4. She's really close to the solution of this problem. But closer is not enough to get the medal, so it's time to really close the situation. Come on, Sarah, now, let's go. Come on, Sarah, let's go, let's go. Where is Slovenia? Slovenia fans, come on, Slovenia. Ha perso la forza, ma non il cuore. Io farei un applauso a tutto questo, perché non sta mollando fino alla fine. She's not giving up till the end. Even if the power is gone, the heart is still on. Applauso per Sarah Copper. Veramente un bel applauso, applauso a questa slovenische klettera, Sarah Copper. È stata strepitosa a lottare fino alla fine, aveva finito la benzina, non voleva accettare e credere a questa cosa. Ce l'ha messa tutta fino alla fine, bravissima Sarah. So we can go on, ladies and gentlemen, with the last couple of the athletes of that finals for the Youth B category, representing France, Orian Berton, and representing Great Britain, Toby Roberts. Sì, let's go. Abbiamo i letzten 2 atleti di questo Wettkampf. Aus Frankreich, Berton, Orian, und aus England, Robert, Toby. E questa la dobbiamo fare tutta quanta, una dietro l'altra, dobbiamo surfarci insieme ad Orian Berton. We have to surf the wave of this final with Orian Berton on the bullet number 4, and the other side we have Toby Roberts for Great Britain. Easy action, like a walk in the park as usual for Orian Berton till now. And so this is the time for Team France. No! Something incredible happens, but something incredible is happening on the bullet number 4 with the action of Toby Roberts. Totally solid, totally in control, totally in his yes. comfort zone, aka on the top for Toby Roberts. Wow, impressive. Facilissimo, Toby Roberts. Really easy action for Toby Roberts that demonstrates the world class of his British climbing style. Incredible option for Toby, and really, really deserved. We will see the lead wall, but I know something beautiful for him. Yes, sir. Sehr, sehr stark. Okay, ragazzi, questa la sento. Questa la sa anche lei. Le mani tutte al cielo per l'ultimo blocco di Orian Berton. Let's go, Orian. Glielo facciamo tutto battendo le mani. Come on, Orian, perché come se on, lo merita, perché le parole ormai sono finite per Orian Berton, per tutta la classe del suo talento che ci ha dimostrato in tutti questi ultimi giorni, vincendo 2 medaglie d'oro e portandosi a casa adesso un altro top qui all'Europeo di Bressanone, che chissà cosa vorrà dire. Io posso solo dire, ladies and gentlemen, make your love for Orian Berton. Bravissima, veramente Orian Berton. La classe veramente non è acqua, direi, Simo? Assolutamente no, la classe è arte, la classe è arrampicata, e
ce l'ha Orian come ce l'hanno tutti i ragazzi che hanno performato la finale di questa categoria Youth B, e soprattutto la classe e l'arte ce l'hanno tutte le persone che erano qui nello stadio con noi, che io ringrazio di cuore. Ci vediamo tutti quanti alle 7 per la finale della categoria Youth A. Grazie a tutti, a Stefano, ad Andrea e soprattutto a voi. Ja, danke an das wunderbare Publikum, ihr wart wirklich super. Und es geht dann um 19 Uhr weiter mit dem letzten Finale des heutigen Tages und klarerweise dieses Wettkampf, diese Europameisterschaft 2019. Ok ragazzi, adesso dobbiamo fare una cosa bellissima. Tutte le persone che hanno la maglia dell'organizzazione, quella grigia, tutte le persone che hanno lavorato, vogliamo fare una foto di gruppo tutti insieme. Quindi quando dico tutti intendo tutti, anche Andrea Ciscato che sei alla console, devi venire pure tu a fare la foto. Quindi chiedo a tutti quelli, all the people, ma in che lingua lo devo dire, Alessandra? Allora raga, attenzione, comunicazione di servizio, facciamo la foto di gruppo, quindi tutte le persone, i tracciatori, gli spazzolatori, le persone che sono al bar, le persone che fanno i volontari, i giudici, tutte le persone che hanno lavorato a qualsiasi, da qualsiasi punto di vista alla manifestazione, vogliamo andare a fare la classica foto di rito, così poi i tracciatori che inizieranno a lavorare. Quindi prego tutti quanti di venire qua sul palco perché dobbiamo fare la foto di rito. Vedo che si stanno preparando i più. Quindi lo dico un'altra volta. Intanto facciamo un po' un check della voce. Secondo me avevi ragione tu, gli alti sono un po' troppo. Cioè se lo stadio è vuoto gli alti sono alti, se lo stadio è pieno gli alti sono bassi. Il taglio dei medi? Anche voi. Also bitte alle Mitarbeiter mit den Leibchen von der Europameisterschaft auf dem Podium für den Gruppenfoto bitte. Alle Mitarbeiter ganz kurz bitte herkommen. Danke. Allora, grazie al nostro buon Peter che è sempre sul pezzo qua a organizzare tutto, mi ha fatto la traduzione perché il tedesco non lo so e quindi è meglio così. Quindi andiamo a fare la foto con tutti quelli che hanno lavorato all'evento, maglia grigia al vento. So, alle Helfer mit dem grauen T-Shirt, auch alle, die mitgeholfen haben bei diesem Wettkampf, alle bitte hier zu einem okay, Gruppenfoto. Abbiamo perso un 2 lost mobile phone, it's a Galaxy.